Salve a tutti e ben ritrovati su Mobile Advisor. Nel video di oggi vi parlo di un medio di gamma molto equilibrato, il Samsung Galaxy A33. In tutta sincerità vi dico che la qualità costruttiva di questo smartphone mi ha sorpreso. Merito delle ottime rifiniture che, nonostante la scocca posteriore e la cornice laterale in plastica, al tatto lo fanno sembrare uno smartphone più costoso di quel che è. Non ci sono infatti scricchiolii di alcun tipo, i tasti laterali non ballano minimamente, il design del posteriore è estremamente pulito e curato e soprattutto non ci sono antiestetici scalini che separano il frame laterale dal vetro anteriore. Peccato soltanto per il notch a goccia e il mento pronunciato che gli conferiscono un look leggermente retro. Ma a mio avviso tutto ciò passa in secondo piano rispetto a quella che è un'ottima qualità costruttiva, senza dubbio migliore di quella già buona vista sui Galaxy A di precedente generazione, con i quali condivide la certificazione IP67 contro acqua e polvere, un plus non da poco nella fascia di prezzo in cui si colloca a 33. Dimensioni e peso sono leggermente inferiori alla media. Dunque trattasi di uno smartphone che anche grazie ai tanti accorgimenti software presenti si utilizza piuttosto agevolmente con una sola mano, almeno per le operazioni più semplici. Il display è un 6,4 pollici AMOLED Full HD Plus con frequenza di aggiornamento pari a 90 Hz, il classico ottimo pannello al quale Samsung ci ha abituati. Peccato solo per la luminosità massima che avrei desiderato un po' più elevata. Ma tranquilli che si legge bene anche sotto sole diretto. Il sensore di impronte non è dei più reattivi, ma registrando per bene le impronte queste ultime verranno riconosciute quasi sempre al primo tentativo in tempi piuttosto brevi, a patto di centrare per bene il dito. Il cuore di Galaxy A33 è costituito dall'Exynos 1280. Sistema un chip a 5 nanometri che troviamo anche su Galaxy A53 e coadiuvato come su quest'ultimo da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione espandibili tramite microSD, rinunciando alla seconda SIM. Se negli ultimi mesi avete seguito il mio operato, saprete che non simpatizzo particolarmente per l'Exynos 1280, perché trovo assurdo che questo sistema un chip, presente anche su A53, sia inferiore allo Snapdragon 778G presente su A52S. Tuttavia su Galaxy A33, che appartiene ad una fascia di prezzo inferiore rispetto da A53 a A52S, trovo che la scelta di adottare questo sistema on chip sia più sensata. Infatti A33, pur non essendo lo smartphone più prestante tra i 200 e i 300 euro, se consideriamo tutto ciò che ha da offrire, non ci si può affatto lamentare delle sue prestazioni. Buone per soddisfare l'utente medio, che non è alla ricerca di uno smartphone estremamente reattivo, ma che semplicemente vuole uno smartphone a buon mercato, che sia completo, affidabile e abbastanza rapido. In poche parole, A33 nell'utilizzo quotidiano garantisce tempi di caricamento delle app piuttosto rapidi, ma mostra il fianco, ovvero alcuni lag e scattini vari, se si prova ad utilizzarlo molto velocemente, il che non lo rende l'ideale per un pubblico di appassionati, ma ribadisco come questo sia un prodotto che strizzi l'occhio all'utente medio. Così come per l'uso quotidiano a 33 non va bene per chi vuole uno smartphone molto prestante in ambito gaming. Ma se vi accontentate di giocare con qualche calo di frame ogni tanto, allora potete tranquillamente prenderlo in considerazione. Galaxy A33 è dotato di una fotocamera principale da 48 megapixel stabilizzata otticamente, affiancata da un ultra grandangolo da 8 megapixel e dai soliti due sensorini tanto per fare numero. All'anteriore troviamo invece un sensore da 13 megapixel. Galaxy A33 non è di certo il telefono ideale per l'appassionato che pretende un ottimo dettaglio fine dalle foto del proprio smartphone, ma allo stesso tempo è innegabile che le foto nel loro insieme siano molto equilibrate, sempre ben esposte e quindi gradevoli, merito dell'ormai grande esperienza che Samsung ha maturato nell'elaborazione delle immagini. Oltre che di un sensore principale tecnicamente valido e abbinato ad una stabilizzazione ottica che permette di cavarsela piuttosto bene anche a sera.
Dunque, se non avete chissà quali pretese in termini di qualità, sono convinto che sarete soddisfatti dal comparto fotografico di questo Samsung, che permette di immortalare in maniera più che degna qualsiasi scena o soggetto. I video 4K a 30fps di questo smartphone offrono un buon livello di dettaglio e una buona gamma dinamica, ma non sono stabilizzati elettronicamente. Quindi, per girare dei video mentre camminate, meglio rinunciare a un po' di dettaglio con il Full HD 30fps, che almeno è ben stabilizzato. Arrivati a questo punto, se volete farvi un'idea più precisa riguardo la qualità fotografica di Galaxy A33, vi invito a dare un'occhiata agli scatti non compressi che ho appena pubblicato su Telegram, piattaforma di messaggistica che sfrutto anche per segnalarvi le migliori offerte relative al mondo della tecnologia. E visto che ci sono, vi invito a seguirmi anche su Instagram, per anteprime sui prossimi video e per restare in contatto tramite messaggi in direct. Galaxy A33 è dotato di una batteria dalla capacità di 5000 mAh, che, unita ad un hardware parco nei consumi, garantisce un'ottima autonomia. Più in particolare con utilizzo medio, mi ha permesso di coprire un giorno e mezzo di utilizzo con una carica, con 6 ore e mezza di schermo attivo e il 12% di batteria residua. Mentre, in una giornata in cui l'ho stressato di più, con 2 ore e mezza di Google Maps, diverse foto e qualche video, mi ha portato a fine giornata con ancora il 14% di batteria residua, nonostante le oltre 6 ore di schermo attivo. Quindi in altri termini ci troviamo di fronte ad uno smartphone con un'autonomia eccellente. Peccato soltanto per la mancanza di un caricatore in confezione e per la carica rapida che si ferma a 25 W. Valore comunque più che sufficiente se pensate che in una mezz'ora, da cellulare quasi scarico, permette di recuperare un 40-50% di carica. La versione dell'interfaccia Samsung è la 5, basata su Android 13 con patch di sicurezza di ottobre. E a tal proposito c'è solo da fare un plauso a Samsung, che sta aggiornando tantissimi dei suoi smartphone in tempi più brevi rispetto ad altri produttori che non hanno ancora aggiornato nemmeno i loro top di gamma. Samsung, che per questo A33 ha promesso ben 4 aggiornamenti della versione di Android e che si sta impegnando per aggiornare le patch di sicurezza ogni mese. Quindi se la questione aggiornamenti vi sta a cuore, un prodotto come questo A33 può sicuramente fare al caso vostro. Smartphone che grazie alla personalizzazione di Android di Samsung è ricchissimo di possibilità di multitasking e multifinestra, oltre che di tutte quelle funzioni utili in ambito produttività. Di contro, il fatto che l'interfaccia Samsung sia così ricca non si sposa benissimo con l'hardware non potentissimo di questo smartphone, che infatti non è tra i più reattivi del marchio coreano, ma al contempo mi sento di dire che a meno che non siate fissati con la velocità, ciò non rappresenta un problema, perché A33 in fin dei conti si comporta bene in ogni contesto. Nella media la ricezione del segnale telefonico, del wifi e del GPS, così come nella media la qualità audio in chiamata. Mentre trovo leggermente sopra la media per la fascia di prezzo d'appartenenza, la qualità audio offerta dagli speaker integrati in fase di riproduzione dei contenuti multimediali. A proposito di connettività e sensori, non ci sono assenti di rilievo da segnalare. Trattasi di uno smartphone 5G dual SIM con wifi 5, bluetooth 5.1 ed NFC. Galaxy A33, nel momento in cui sto registrando, è reperibile per 249€ su eBay e per 269€ da MediaWorld 1€ e su Amazon. Cifre che, stando al mercato attuale, sono a mio avviso oneste per uno smartphone ben costruito, con certificazione P67, un bel display AMOLED, buoni altoparlanti, un comparto fotografico valido nel punta e scatta, con un software completo, ottima autonomia, aggiornamenti garantiti per diversi anni e prestazioni tutto sommato buone. Di contro, non è il prodotto ideale per chi desidera quel quid in più lato prestazioni e velocità di ricarica, ma sono sicuro che sia un prodotto quasi perfetto per il classico utente medio. A maggior ragione se dovesse finire nuovamente in sconto sulle 210€ come è successo l'11 novembre, offerta che vi ho prontamente segnalato sul canale Telegram. Ok ragazzi, arrivati a questo punto, spero che abbiate apprezzato la mia recensione di Galaxy A33. E vi ricordo come sempre che in descrizione vi lascio il link per acquistare il protagonista del video odierno e supportare al contempo il canale. Vi chiedo di commentare il video con la vostra opinione su questo prodotto di casa Samsung, oppure non esitate a farmi qualche domanda se avete dubbi o siete indecisi tra due o più smartphone.
lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale per supportare la crescita della nostra community. E un saluto a tutti da Giuseppe Desario per Mobile Advisor.